Salve, ben ritrovati con la nuova edizione del TG Blu. In apertura oggi ci occupiamo di politica perché si avvicina a grandi passi il momento del referendum costituzionale, una battaglia che il Premier Matteo Renzi si è intestato pienamente nelle ultime ore, anche il Ministro Maria Elena Boschi, e diventa un impegno totalizzante per il Partito Democratico, a tal punto che notizia rumors delle ultime ore potrebbe addirittura saltare e dunque slittare nuovamente il congresso provinciale del partito in provincia di Foggia. Il mandato conferito a tutti i militanti del PD è chiaro: vincere il referendum costituzionale di ottobre, che per volontà dello stesso Renzi decreterà il proseguo e l'interruzione della sua attività di governo. Ed il tempo residuo spenderlo nelle imminenti elezioni amministrative, che vedono impegnati centri importanti come Roma e Milano. Per il resto tutto può passare in secondo ordine, compresi i congressi provinciali che i territori si preparano a celebrare. Pare infatti che dal quartier generale del Partito Democratico a Roma stia partendo una missiva destinata a tutti i segretari uscenti col diktat di sospendere i lavori di preparazione dei congressi, viste le modifiche in corso allo statuto e i cambiamenti che apporterà alla geografia territoriale la riforma costituzionale. L'ennesimo rinvio, insomma. In Puglia si sarebbe fatto appena in tempo ad eleggere unitariamente per acclamazione Marco Lacarra, consigliere regionale e mister preferenze, che succede ad Emiliano, ma questo, par di capire, era quasi necessario con l'incognita referendum alle porte per il Premier e la mezza pace, più di facciata che altro, con il magistrato barese. Lo stop, qualora arrivasse, va da sé, riguarderebbe anche la capitanata al lavoro per la successione di Raffaele Piemontese, eletto consigliere regionale e poi nominato assessore. Allo Stato, la federazione è retta da una reggenza che, partita transitoria, rischia di diventare permanente, almeno fino a fine anno. Malgrado non vi sia ancora un accordo unitario sul nome, l'appuntamento congressuale, rinviato più volte, si era riusciti finalmente a fissarlo per il 2 luglio e potrebbe essere una manna dal cielo il rinvio a fronte del mancato accordo sul nome e il rischio di una conta interna che non ha mai fatto bene al partito. Servirebbe infatti un nome capace di tenere insieme le varie anime: Foggia, Manfredonia, Cerignola, che tra l'altro con Elena Gentili ha portato le tessere in commissione di garanzia contestando i mancati pagamenti. Un nome che al momento non c'è. Se lo stop arriverà, bisognerà poi vedere se si continuerà con l'organismo di reggenza, che più considerano inadeguato a rappresentare le varie anime interne oggi al Partito Democratico, oltre che molto autoreferenziale. Ma questa è un'altra partita. Da Bari a Foggia parliamo anche di un altro tema, quello dei rifiuti, perché si teme un'estate bollente sul territorio per carenza o per saturazione ormai delle discariche. Si teme un'estate calda sul fronte rifiuti in Capitanata. La preoccupazione emersa venerdì scorso nell'ambito del tavolo verde organizzato al Palazzetto dell'Arte dai consiglieri comunali Vincenzo Rizzi e Marcello Sciagura, a cui hanno partecipato Amiu Puglia e la provincia con il delegato all'ambiente Antonio Tutolo. La situazione sul fronte di scariche è estremamente precaria. Foggia si prepara ad accogliere i rifiuti del Gargano. La situazione è instabile, però è tutto sotto controllo al momento. Stiamo, diciamo, predisponendo anche l'impianto di Foggia per riuscire a sopperire all'aumento della produzione del rifiuto da parte dei comuni del Gargano. In virtù del periodo estivo e quindi dell'affluenza dei turisti sul Gargano, quindi ci stiamo attrezzando anche su questo punto. Per le discariche credo che per l'estate non ci dovrebbero essere problemi, è ovvio che si sta valutando eventualmente per trovare un nuovo sito o comunque utilizzare il sito, il sesto lotto di Cerignola, ovvio con l'autorizzazione e col consenso dell'amministrazione comunale. L'ultima volta ha lanciato anche l'SOS sul fatto che i rifiuti potessero in qualche modo poi andare fuori regione o essere traslocati a Taranto. Quello sarà un extrema ratio, perché è ovvio che ci potrebbero essere aumenti dei costi. Quello che stiamo valutando è trovare una soluzione all'interno dell'ambito territoriale. Non sono meno ottimista del Presidente, perché io credo che questa estate sarà un'estate calda per i rifiuti della provincia di Foggia. A base di che cosa teme l'estate bollente? Beh, perché le discariche sono piene qua e quindi significa che bisogna andare fuori con un aumento importante dei costi che dovranno sopportare i cittadini. Non è una bella
un bel modo di amministrare la cosa pubblica questo. E sulla promessa mai più cattivi odori nell'estate lucerina tutto lo garantisce. Abbiamo un accordo con Bioecoagri ma che non ritiri l'umido da giugno a settembre. Vedremo se lo manterrà. Abbiamo raggiunto quell'accordo che spero che tenga, spero che sia la soluzione, o meglio sia, perché la soluzione è lì, è di tipo strutturale, cioè cambiare completamente l'impianto. Allora parliamoci chiaramente, quegli impianti non vanno autorizzati in quel modo. Diciamo che siamo pronti a guerreggiare, insomma. E per ciò che concerne l'ambiente andiamo anche a Manfredonia. Dopo i primi risultati sullo stato di salute dei cittadini di Manfredonia, in città aumentano le preoccupazioni relative all'inquinamento causato dallo scoppio avvenuto all'interno dello stabilimento Anic. Quel triste 26 settembre del 1976 ha sicuramente lasciato il segno, e non solo per colpa dell'arsenico. Beh, io credo che noi lo sappiamo sicuramente, non facciamo altro che seguire i funerali di persone giovani, sempre più giovani, che appunto se ne vanno, e quindi... E qui è la preziosità di questa ricerca che ci aiuta finalmente a ricostruire la verità in questa città, che secondo me noi sappiamo, i manfredoniani sanno come stanno le cose. Poi un po' la sfiducia, un po' anche l'abbandono, in cui la salute da parte delle istituzioni, diciamo, è stata lasciata in abbandono, chiaramente forse è subentrata un po' di rassegnazione. E questi sono gli effetti effettivamente della presenza di uno stabilimento come quello dell'Enichem su Manfredonia. Secondo il mio parere, su quelli che dobbiamo concentrare adesso la popolazione, il coordinamento, il sindaco, l'amministrazione, è proprio sulla bonifica, perché la bonifica è all'apice di ogni qualsiasi iniziativa. I primi risultati dello studio mostrano luci ed ombre sullo stato di salute della popolazione. Da una parte l'andamento della mortalità, che a Manfredonia presenta valori sempre inferiori alla media provinciale e regionale, dall'altra l'aumento delle forme tumorali, soprattutto nelle donne, anche se nell'insieme dei tumori maligni Manfredonia si allinea alla media regionale. In aumento i tumori allo stomaco e soprattutto ai polmoni, patologia associata all'esposizione alle polveri di arsenico. Anche i decessi per tumore al pancreas sono superiori alla media della Puglia. Sono luci e ombre, forse emergono delle criticità, ma più che altro ci sono delle situazioni che vanno sicuramente approfondite, e lo faremo nella seconda parte dello studio per come è possibile. Questo è quanto accade a Manfredonia, dunque le preoccupazioni nella cittadinanza. Ancora furti di rame, questa volta sul Gargano. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di San Severo, dopo aver notato due soggetti lungo la linea ferroviaria San Severo-Peschici con fare sospetto, hanno proceduto al controllo degli stessi. Due uomini residenti a Peschici, classe 74 e 76, dopo aver visto i carabinieri, hanno tentato la fuga rispettivamente a piedi e con un'autovettura. I carabinieri, dopo averli fermati, hanno trovato in loro possesso utensili per lo scasso e dall'interno del veicolo hanno rinvenuto circa 700 metri di cavi in rame. Nei successivi accertamenti si è verificato che il metallo era stato poco prima asportato dalla rete ferroviaria, in particolare in prossimità di un passaggio a livello, creando un potenziale disagio e pericolo alla circolazione ferroviaria. I due soggetti sono stati sottoposti ai domiciliari. L'altra campana, oggi ospite per i radicali, l'Associazione Radicale Maria Teresa di Lascia, Norberto Guerriero. Siamo nel post pannella, un momento delicato per il partito e anche per l'associazione, che è alla vigilia di un appuntamento altrettanto importante, che è quello di domani, con la presentazione di un libro dedicato a Maria Teresa di Lascia. Un vuoto dove passa ogni cosa è il libro dedicato a Maria Teresa di Lascia, alla sua vita politica e anche di conseguenza alla sua quotidianità, che domani verrà presentato all'Auditorium Santa Chiara nell'ambito di Foggia Dialoga. Mai momento fu più opportuno per dire qual è la vita radicale e la politica radicale. Norberto Guerriero. Sì, per noi è molto importante come radicali, la cui associazione appunto intitolata Maria Teresa di Lascia, poter parlare attraverso questo libro, che secondo me è un prezioso strumento realizzato da Antonella Soldo, con cui ricordare gli scritti, le interviste, gli interventi di Maria Teresa di Lascia, per dimostrare quella, o meglio, sottolinearne l'attualità del pensiero politico.
soprattutto oggi che è venuto a mancare Marco Pannella e quindi si fa un gran parlare di quello che è il nostro pensiero radicale, soprattutto perché Maria Teresa di Lascia fu una personalità che influenzò molto lo stesso Marco Pannella, che decise con un colpo inaspettato durante un congresso nel 1981 di farla diventare vice segretaria insieme a Francesco Rutelli, Gaetano Quagliarello e Giovanni Negri, e che insieme a lui e insieme a Sergio D'Elia, che sarà domani ospite nell'ambito della presentazione del libro, poi animarono quella che è stata l'associazione Nessuno Tocchi Caino per l'abolizione della pena di morte. Era un vuoto dove passa ogni cosa oggi è quanto mai attuale, perché noi apparentemente sembra che abbiamo un grande vuoto, quale quello del venir meno di Marco Pannella, ma in realtà c'è la densità in questo vuoto di tutte le nostre idee, di tutte le battaglie che dovremo realizzare. A partire per quanto riguarda il nostro territorio. E qui invito tutti i cittadini della nostra città a firmare la proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e poi anche quella che è la tutela, per esempio, delle barriere architettoniche che noi stiamo facendo qui a Foggia con il PEPA. Inizieremo una petizione popolare per chiedere appunto all'amministrazione comunale il semplice rispetto della legge, adottare un piano di eliminazione delle barriere architettoniche per la città di Foggia, per realizzare la piena dignità di ciascuno e l'uguaglianza di ciascuna persona all'interno della nostra città. E dunque Norberto Guerriero, ospite della puntata di oggi dell'Altra Campana. Foggia intanto si prepara alle celebrazioni in ricordo dei bombardamenti. Il 28 maggio del 1943 gli americani bombardarono per la prima volta la città di Foggia. L'obiettivo delle fortezze volanti B-24 e i bombardieri degli alleati era distruggere gli obiettivi sensibili della città capoluogo, come i numerosi aeroporti e le basi militari tedesche presenti sul territorio. Quella del 28 maggio fu solo la prima incursione degli alleati sulla città di Foggia, i giorni più cruenti, il 22 luglio, ma soprattutto il 19 agosto. In tutto la città di Foggia contò oltre 20.000 morti e oltre il 75% degli edifici fu completamente distrutto. Per commemorare le vittime dei bombardamenti, l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato per un monumento alle vittime dei bombardamenti del 1943, ha pensato ad una giornata per sensibilizzare anche le più giovani generazioni sui tragici eventi accaduti a Foggia. In una conferenza stampa, il primo cittadino Franco Landella e l'assessore alla cultura Anna Paola Giuliani hanno presentato il programma delle commemorazioni per il giorno del 28 maggio. Si partirà dalle ore 11 presso il Teatro Giordano con la proiezione del documentario realizzato dal Comitato per un monumento alle vittime dei bombardamenti, rivolto alle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Poi in serata dalle ore 21, sempre presso il Teatro Giordano, si susseguiranno 5 incontri, una seconda proiezione del documentario, ma questa volta aperto a tutti i cittadini, e seguirà la Compagnia degli Incerti del Liceo Lanza in una performance teatrale sul tema della guerra. Poi sarà la volta del coro del Lanza Perugini in un concerto di brani musicali a tema. A seguire la compagnia teatrale Scena Aperta mette in scena Coriandoli monologo sui bombardamenti del 43 a Foggia, scritto ed interpretato da Luigi Schiavone. Terminerà la giornata di commemorazione il violinista Giuseppe Tucci, che in un breve concerto musicale a tema saluterà i cittadini ricordando il tragico evento che nel 43 colpì la città di Foggia. Ed ora ci spostiamo a Torremaggiore e parliamo di Sacco e Vanzetti, due italiani uccisi nel 1927, condannati alla sedia elettrica. Oggi una erede, una nipote di uno dei due chiede la riabilitazione storica, etica e sociale, scrive a Papa Francesco e a Barack Obama. Verità per Nick e Bart. Fernanda Sacco, 83enne, ultima nipote di Nicola Sacco, accompagnata dal medico Tio Marolla, presidente dell'associazione Sacco e Vanzetti, con l'aiuto di un'ambulanza è riuscita ad esserci presso l'associazione Giovanni Panunzio a Foggia. Ha scritto al Papa, al presidente degli Stati Uniti Barack Obama e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha fatto per chiedere a ciascuno di loro di contribuire alla completa riabilitazione storica, sociale ed etica di Nicola Sacco
Sacco e Bartolomeo Vanzetti, cittadini italiani emigrati negli Stati Uniti d'America e condannati alla sedia elettrica il 23 agosto del 1927 all'esito di un processo ritenuto alterato, basato su pregiudizi politici e razziali in cui vennero violati i diritti della difesa, dice. Le tre raccomandate sono partite da Torre Maggiore, terra d'origine dei due italiani, nel cui cimitero si trova il monumento simbolo della volontà di riscatto di tutte le umiliazioni, discriminazioni e ingiustizie subite dai due. In attesa di un segnale da parte dei destinatari delle lettere, che non sono state per correttezza rese pubbliche, il progetto Verità per Nick e Bart si svilupperà con una serie di iniziative in Italia e non solo, e chiederà adesione di associazioni, istituzioni, scuole. Hanno già aderito l'Associazione Giovanni Panunzio, l'Associazione Memoria Condivisa, l'Associazione Emilio Alessandrini, l'Associazione L'Europa, ciascuna attraverso i propri presidenti. Giuliano Montaldo, tra l'altro regista del film Sacco e Vanzetti, ha fatto giungere il suo appassionato contributo. Quello di Foggia è stato il primo step. Si prevede di organizzare una grande iniziativa a giugno a Roma, con la proiezione alla presenza di Fernanda Sacco e del regista Montaldo del film originale restaurato, e quindi il 23 agosto a Torre Maggiore dinanzi alla tomba dei due italiani nel 99esimo anniversario della loro esecuzione. Ed ora parliamo di sport, di basket, nel San Severo fuori dai playoff a testa alta. Una stagione straordinaria chiusa sul più bello non per propri demeriti ma per tanta sfortuna. L'Allianz Cestistica San Severo domenica scorsa è uscita a testa altissima dalla corsa playoff per la 2, vendendo cara la pelle a Pescara in gara 4 fino al suono dell'ultima sirena, pur se fortemente menomata per l'assenza del suo gigante Andrea Querisa, messo KO in gara 2 da una distorsione al ginocchio destro con conseguente rottura del crociato anteriore. In casa giallonera c'è un pizzico di amarezza, assieme però alla consapevolezza di aver fatto una grande stagione, di essere andati ben oltre gli obiettivi prefissati in sede programmatica e soprattutto di aver posto le basi per il futuro. La società intanto sta lavorando per potenziare ulteriormente la propria struttura ed allestire per il prossimo campionato una squadra ancora più competitiva. Continuano il cammino nella fase nazionale di C-Silver invece Diamond Foggia e Udas Cerignola per entrambe l'obiettivo Serie B. Dopo le sconfitte dei foggiani Reggio Calabria e degli Ofantini in casa con Cefalù appare molto complicato. La Diamond domenica è obbligata a vincere al Russo con Patti per continuare a sperare. Stesso discorso per l'Udas che andrà a Pozzuoli. Bene, tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio l'altra campana, arrivederci.